Ma ci pensano. Cerchio Firenze 77 attraverso Roberto Setti. Scuola del Cerchio Firenze 77. Essere e divenire a cura di VB. 17 gennaio 1976. Dali. La pace sia con voi e con tutti gli uomini figli cari. Un caro saluto e una benedizione a tutti voi e a coloro che durante questi momenti non sono qua presenti, ma ci pensano. Questa sera abbiamo udito molte domande che riguardano i vari aspetti dell'insegnamento, per cominciare da quello del piano fisico. Ebbene, è giusta la vostra preoccupazione di prevenire eventuali obiezioni da parte di persone preparate che leggono ciò che noi abbiamo detto a proposito dei fenomeni inerenti alla formazione della materia. Ma occorre tenere presente che certi apparenti, non direi neppure discordanze, ma non identiche affermazioni fra quello che abbiamo detto e quello che la vostra scienza afferma, devono essere ricondotte a una non completa visione della materia da parte della scienza. Anticiperò intanto, per esempio, la questione del calore che noi abbiamo detto essere un fenomeno riguardante gli atomi e lo confermiamo. Per vedere quanto questa affermazione sia riconosciuta da parte della vostra scienza, pensate ai fenomeni del cosiddetto plasma. Ancora voi avete ricordato la questione della massa dell'elettrone. Ecco qua, semmai, c'è da fare una precisazione ed è questa. Quando noi vi demmo quella formula, parlavamo con creature che non erano molto interessate alle affermazioni della scienza, per cui quella formula fu da noi alquanto semplificata. Ponemmo cioè la massa dell'unità elementare uguale a 1, ma in effetti non è così. Se dobbiamo pensare a un numero massico, pensiamo a circa 0, 9, 4, 5, 7, qualcosa del genere. Che cosa accade? Non solo che ancora questo non è il numero massico dell'unità elementare, perché va diviso per 10 milioni, ma che per una questione matematica questa divisione, 10 milioni, per trovare il giusto numero massico va tenuta fuori delle operazioni, va eseguita solo al termine dei quadrati. Per esempio, noi abbiamo detto che la massa dell'unità elementare è 0, 9, eccetera. Per trovare la massa della particella occorre moltiplicare la massa dell'unità elementare per 7, ricordate? Dopodiché questo totale va moltiplicato per se stesso. Ecco, a questo punto la massa delle particelle, quel numero che abbiamo trovato, sarà il numero stesso diviso per 10 milioni. Per trovare ancora la massa del corpuscolo, dovremo rifarci al numero trovato e riferito come massa della particella, non ancora diviso per 10 milioni, moltiplicato per se stesso. Ma la massa del corpuscolo sarà il totale diviso 10 milioni. Finché troviamo la massa del cosiddetto nucleo, in effetti, noi dicemmo che la massa del nucleo era un numero piuttosto alto, ricordate? Ma la realtà ci dimostra che i nuclei sono raggruppati 3 a 3 ed ecco ancora un numero che ricorre spesso nella costituzione del cosmo, così come i nostri mezzi di indagine ci fanno vedere, perché voi sapete benissimo, da quel che vi abbiamo detto da quel periodo ad oggi, quanto tutte queste realtà che si credono precise siano in effetti delle apparenze che si mostrino in certo modo in dipendenza stretta dei nostri sensi e dei nostri mezzi di indagine, ma che la realtà assoluta sia del tutto diversa. E qua mi ricollego alla domanda che ha fatto il figlio L, non per rispondere, perché risponderà il fratello Kempis, ma per ricordarvi che le domande alle quali rispondiamo volentieri
sono quelle che trovano interesse nella generalità dei presenti, che suscitano in tutti una certa riflessione ed una partecipazione intensa. Così il fratello Kempis risponderà alla domanda del figlio L, perché essa ha trovato eco in tutti voi, o quasi in tutti. Ma voi sapete qual è ormai il metodo con cui rispondiamo, che è quello di farvi giungere direttamente alla risposta, cioè di fornirvi gli elementi e di lasciarvi trarre le conclusioni dovute. Circa la molteplicità degli esseri in rapporto alla coscienza cosmica, così come avete chiesto, vi mancano ancora degli elementi per rispondere a questa domanda, dato che non tutti siete d'accordo. Allora ciò significa che evidentemente non siamo stati chiari a sufficienza nel fornirvi questi elementi. Cercheremo di fornirvene altri, partendo da altri punti di vista, in modo che voi potrete quasi concordemente giungere alla conclusione. Mentre per quanto attiene alle domande inerenti all'insegnamento del fratello Claudio, egli stesso risponderà direttamente nella riunione che svolgerà lui. Ve lo abbiamo già anticipato. Non mi resta che lasciarvi momentaneamente. Comprendo tutti i vostri pensieri, tutti i vostri desideri e le vostre preoccupazioni che riguardano la vostra vita personale, figli. E posso assicurarvi, come sempre, che noi cerchiamo di infondervi forza per superare certe cose che non possono essere allontanate, che sono vitali per la vostra evoluzione. Di questo siate certi. E sentiteci vicini a voi.